Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Margherita. L'appuntamento di oggi è dedicato a un book tag. Sono stata taggata per questo book tag da Monia di Hobbit di Biblioteca, che ringrazio, che ha creato questo grazioso book tag con Maria Chiara di Facciamo un salto in libreria e hanno creato questo book tag su libri e fiori, quindi dillo con un libro book tag. E mi ha divertito molto e quindi ve lo ripropongo adesso. Quindi ci saranno degli abbinamenti con i fiori e quello che significano di quando uno li regala o quando pensa a quello, oppure nell'immaginario comune si è creata l'associazione tra questi fiori e alcuni significati, e quindi li abbinerò a dei libri. Quindi andiamo subito a giocare con libri e fiori. Eccoci qui nella foto della miniatura mi avete visto con un fiore di lilla. Questo non è nominato nei fiori del tag che hanno creato Monia e Maria Chiara, però mi è piaciuto raccoglierne uno perché adesso attorno a casa mia c'è una lunghissima siepe di lilla e adesso è nel suo massimo splendore, è proprio vestita a festa e quindi anzi, vi metto due foto che ho fatto oggi pomeriggio con la mia siepe, con un pezzo della mia siepe di lilla, così potete vederlo e condivido con voi anche questo. È tra l'altro profumatissimo e quest'anno è fiorito proprio bene, si vede che aveva le condizioni ideali per produrre molti fiori. Ma veniamo subito al tag e ai libri. Allora, il primo è Rosa Rossa. La rosa rossa l'associamo molto all'amore passionale e vediamo a che libri ho pensato. Si possono fare tantissimi abbinamenti perché in tanti libri si trovano descritti gli amori passionali, però io ho pensato a Il postino di Neruda di Scarmeta che mi ha. Intanto penso spessissimo anche al mio film meraviglioso, quello con Massimo Troisi, Philippe Noiret e c'era Maria Grazia Cucinotta che faceva la parte di Beatrice. E ecco, e lì ho trovato il postino, no? Beh, non è l'unico tema ovviamente di questo libro che è molto più profondo, ci sono molti altri argomenti, anche l'amore per la cultura, anche l'amore per la letteratura e la poesia in special modo, e poi c'è tutta la vicenda del Cile, dell'inizio della dittatura. Ci sono tante cose, però c'è anche questo amore passionale tra il postino, il protagonista e questa Beatrice che è così procace, così provocante anche, ma si scatena tra i due, è un amore molto molto passionale. Ma lo stesso, sempre per rimanere nella stessa zona geografica, ho trovato anche molti amori passionali e anche nella scrittura di Isabella Allende, lei sa scrivere molto bene di amore passionale e quindi in quasi tutti i suoi libri troviamo qualcosa del genere. Beh, io il primo che ho letto è stato La casa degli spiriti e l'amore tra Esteban e Clara, anche se poi è velato da tante altre cose molto patriarcali, sopraffazioni un po' patriarcali da parte di Esteban. Però c'è una forte componente passionale. Vabbè, questo è per il primo fiore. 2. Girasole, l'allegria. Allora, io qui vi propongo due libri.
uno che l'ho appena letto e che mi ha restituito tanto sentimento di allegria, che è Un incantevole aprile di Elizabeth von Arnim, mi è stata anche oggetto del gruppo di lettura. Questo è un libro allegro che parla di quattro donne che vanno in vacanza e questa vacanza londinesi e vengono in vacanza in Italia vicino a Genova e questa vacanza per loro è liberatoria, le cambia profondamente. Quindi un libro pieno di allegria, almeno che porta, viaggia verso l'allegria. E poi vi cito ancora una volta, è un libro che io amo moltissimo, che oggi non sono riuscita a trovare, non so dove l'ho messo, ed è Tre uomini in barca. Vi metto comunque la copertina di Jerome. Ed è un libro divertentissimo. Anche qui parte da Londra, anche qui sono tre o quattro amici, adesso non mi ricordo più, che sono stressati e soprattutto il protagonista, quello che proprio si fa chiamare Jerome, che va un giorno in biblioteca, prende l'Enciclopedia Britannica nella pagina della medicina e si trova addosso tutti i sintomi di tutte le malattie che sono elencate lì dentro. Forse non ha il ginocchio della lavandaia, però il gomito del tennista sì e tutto il resto anche. Quindi decidono di fare una vacanza. Anche qui si va in vacanza, quindi associo forse per il periodo della fine dell'anno scolastico, associo l'allegria al periodo delle vacanze. Quindi si prendono una vacanza questi amici. E vanno in barca ed è di un divertente, veramente un libro spassosissimo. Leggetelo se non l'avete ancora fatto. È anche un bel diario di viaggio perché questi amici risalgono il Tamigi con una barca e quindi tutti i vari posti che incontrano, di tutti i vari posti viene fatta un'ampia descrizione e poi anche un racconto storico, magari. Quindi è bello, unisce tante cose. Bellissimo e divertentissimo libro. Poi il 3, Calendula, che è associata alla tristezza. Allora, io libri tristi anche ne ho letti, capita moltissimo. Se pensate, Paola, sempre per citare Isabella Allende. Però che è un libro tremendamente triste, di tutto quello del dolore più grande che può capitare di una vita, in una vita quello di perdere un figlio, però non è di questo, non volevo citarvi solo questo, ma volevo dirvi che ho trovato molto triste, ad esempio, Niente di nuovo sul fronte occidentale di Eric Lamarck. Che parla della vita dei soldati nelle trincee durante la Prima Guerra Mondiale e l'ho trovato sconvolgentemente triste, sì, e poi anche mi ha molto molto colpito la difficoltà che avevano poi questi soldati dopo un periodo passato al fronte di tornare a casa, alla vita normale, ecco, non riuscivano più a capire come si vivesse normalmente dopo un'esperienza così angosciante e tremenda come era stata quella della guerra. E se ci pensiamo che di guerre così terribili ne abbiamo avute due così enormi e con una vagonata di morti, una quantità di morti indicibili, che dopo il secondo massacro, la seconda guerra mondiale, si era detto mai più, e invece, come vedete, l'uomo non ha ancora capito, no? Che si potrebbe fare altrimenti, non lo so come, non lo so, ma che lo risolvano con una partita a carte, che ne so, o a birra e salsicce, come si fa in Altrimenti ci arrabbiamo, non lo so, e non ammazzando gente. Non so come non si sia ancora capito dopo tanto tempo, tanta sofferenza, ancora causarne. E siamo ancora lì, l'altro giorno si è stati col fiato sospeso che non si sapeva che cosa sarebbe capitato. Ma si può portare tutto il mondo sull'orlo di una crisi simile? Per cosa? C'è una terra che vale tutto questo? No. Ma questo è per parlare di guerra. Poi
E un libro anche molto triste, io l'ho trovato Il Vagabondo delle Stelle di Jack London, che parla di una persona che viene incarcerata e poi sottoposta a una tortura tremenda, che è quella di essere fasciato, come mummificato. Però lui riusciva, attraverso un grande allenamento su se stesso, a estraniarsi dal suo corpo e viaggiare con la mente al di fuori di sé. Andare, e ci sono tanti racconti di dove la sua mente riesce a vagare per estraniarsi da questa grande sofferenza fisica. Anche quello è un libro meraviglioso, ma l'ho trovato estremamente triste. 4. Mimosa, la femminilità. Ecco, io associo a femminilità, guardate, faccio come Monia. Monia nel suo video ha citato Jorge Amado e lo faccio anch'io, perché chissà, le donne di Jorge Amado forse hanno una carica di femminilità particolarmente potente. Lei ha citato Doña Flores sui due mariti e sono d'accordo con lei, però io citerò invece Gabriella Garofano e Cannella. Questo libro ve l'ho consigliato spessissimo, continuerò a farlo perché è un libro bellissimo e con un personaggio femminile strepitoso come questa Gabriella, anche questa come Doña Flores. È una bellezza florida, burrosa, piena di curve, no? E chissà se ci sono le mimose in Brasile per associare la femminilità anche a loro. Comunque, questa Gabriella però ha questa carica di femminilità enorme e di sensualità anche, però è libera, lei non accetta le convenzioni sociali, quindi è un bellissimo personaggio femminile che non mi stancherò mai di consigliarvi. Poi 5. Il mughetto, la felicità ritrovata. E qui vi consiglio due libri che non ho né uno né l'altro, quindi vi metto le copertine. Non ho qui. La vita davanti a sé di Romain Gary, che è un libro favoloso, uno dei miei libri del cuore, meraviglioso, meraviglioso. E questo uomo, che è un bambino che viene allevato da Madame Rosa, che è una vecchia prostituta ritirata, che per continuare un po' in attività tiene i figli delle prostitute mentre loro lavorano. E tra queste c'è anche tra questi bambini c'è Momo, che però poi la madre non si sa o si disperde, non c'è più, quindi lui vive con Madame Rosa. Poi succederanno tante, tante vicissitudini, però alla fine c'è un po' di, non vi voglio svelare troppo, ma c'è una felicità ritrovata e tutti simpatizza tantissimo con Momo e si è felici per lui. Probabilmente Momo, visto che è francese. Poi anche Eleanor Oliphant sta benissimo, di Gail Honeyman. Ecco, anche questo è un libro che mi è piaciuto tantissimo, perché questo personaggio femminile così strano, così, che sembra anche con qualche problema psicologico, e sicuramente ce l'ha, che ha delle allucinazioni, però poi anche per lei si aprirà uno spiraglio e quindi si è tutti felici per lei, perché sono quei personaggi che attirano molto l'empatia del lettore e quindi si parteggia molto per loro e fa piacere essere dalla loro parte e vedere che forse se la caveranno. Poi sei Narciso, la vanità. Oppure l'amore non corrisposto. E io qui vi cito Le ragazze di Sanfrediano di Vasco Pratolini. Bellissimo libro, molto molto divertente, con questo ragazzo che penso che si, non so come si chiamasse, però lo chiamavano Bob perché assomigliava a un attore americano, Robert Taylor. E aveva un mucchio di ragazze, all'insaputo uno dell'altro, ovviamente ne frequentava almeno 4-5, se non che poi tutte vengono a sapere l'una dell'altra e gli giocano un brutto tiro. E qui sarà
la vanità un po' sbeffeggiata di questo ragazzo. E beh, quello, e prima era l'amore non corrisposto, perché lui le prendeva un po' in giro tutte anche. E poi vedremo, vedrete leggendolo, che la vicenda poi ha uno sbocco niente male, però è molto divertente, poi ambientato nella Firenze dell'immediato dopoguerra, credo, e credo che il periodo fosse quello, quindi tanti detti fiorentini, tanti modi di dire toscani, molto 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 carino. Leggetelo. Poi La rosa gialla e la gelosia. E io qui sono così fresca di letture proustiane che sto ancora finendo l'ultimo libro della Ricerca del tempo perduto. Vi citerò ovviamente La prigioniera, dove il narratore tiene praticamente segregata in casa, con permesso di uscire, accompagnata e per rare occasione la sua Albertine. Ha dei motivi tutti suoi particolari che leggerete se avrete voglia di cimentarvi in questa impresa letteraria, però si fa molto arrabbiare, si fa molto arrabbiare come tiene questa ragazza chiusa, poi veramente si capisce in tutto Proust, in quasi tutti i suoi innamoramenti, non i suoi, quelli che scrive nella Ricerca del tempo perduto, gli innamoramenti del narratore sono amori così immaturi e così non veramente amori veri, perché sono amori più dettati dal desiderio di possesso, ecco, e quindi si adatta benissimo questo della gelosia, e quindi ho inserito questo, è il primo titolo che mi è venuto in mente, ma poi direi anche questo, ne ho parlato recentemente nel mio gruppo di lettura, perché l'ho consigliato come lettura per il 25 aprile, è una questione privata di Beppe Fenoglio. Anche qui tutta la vicenda si sviluppa da una gelosia del protagonista Milton, detto Milton, perché è un partigiano e questo è il suo nome di battaglia, verso un altro partigiano perché corteggiava la ragazza che piaceva a lui. E quindi, beh, questo è proprio un libro che è meraviglioso. Intanto passeggerete un po' in queste langhe fantastiche, questi paesaggi bellissimi che sono le Langhe, e poi è un bellissimo libro. Quindi, per la gelosia, vi cito questi due. 8, e siamo all'ultimo punto, l'ultimo fiore, la zigna. Nostalgia. Allora, io nostalgia. Allora, intanto vi cito un altro libro di Proust, Albertine scomparsa, perché poi, andando avanti nella storia, poi Albertine purtroppo morirà. E lì, quando già il protagonista dice, cioè si sono già lasciati, e naturalmente, visto che non è un amore sano e maturo, lui soffre perché non ce l'ha più, non perché è privata del suo amore o perché è soggetto d'amore, il suo amore non è più vicino a lui, ma solo perché viene meno questo possesso malsano che lui nutre. Però poi Albertini anche, però lui non si dice mai innamorato di lei, se non ai primi tempi, non si dice innamorato di lei, quindi vedete che è proprio una cosa, un legame non sano e non da persone adulte, no? E allora poi, quando lei morirà, le viene un po' questa nostalgia per i bei tempi che ha passato con lei, perché comunque hanno vissuto insieme per un lungo periodo, e quello gli ritorna in mente, e quindi anche con un certo senso di dolore, che però è più nostalgico, ecco, non è il dolore per la sua morte, è la nostalgia per i bei tempi passati. Poi un'altra nostalgia invece è una nostalgia libresca che ho io,
perché penso alle bellissime ore che ho passato leggendo Lonesome Dove, che mi è piaciuto tantissimo, e quindi la mia nostalgia libresca. Ecco, prendetela così. È libro bellissimo che consiglio sempre a tutti, sul selvaggio West, ma con dei personaggi che sono fantastici. Quindi cavalcate nelle praterie insieme a questi personaggi e seguiteli nelle loro avventure, perché questo è veramente un libro poderoso, ma si legge non in un soffio, perché ci vuole comunque, inutile che dedicarsi, sono quante pagine, sono quasi 970 pagine e fischia, non è che si leggano all'oggi o domani, però è un libro che è difficile da abbandonare e vi lascia dentro questa nostalgia che, quando arrivate all'ultima pagina, vi verrebbe voglia di ricominciare dalla prima. Ecco, nostalgia libresca. Quindi la zigna per oggi è quel fiore che fa per me. Bene, naturalmente mi farebbe piacere moltissimo sentire anche le vostre risposte, e se volete lasciatemele qui sotto, che sono sempre buone accette, tanto io colgo suggerimenti di lettura. Mi sono fatta un quadernino per tutto la mia wish list, quindi le scriverò tutti lì. Prima anche li scrivevo, ma li scrivevo un po' qui, un po' là, e ho in un quaderno che poi, quando finisce, perché è il quaderno che uso anche per altri appunti, quando finisce poi ce ne ho un po' qui, un po' là, e invece ho fatto il quaderno apposta solo per le wish list. Immaginate quante vite devo vivere per leggere tutti quei libri, ma non importa, mi piace molto scriverle. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutte, ciao a tutti.